Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. E il pane che darò è la vita per l'eternità. Questo discorso che Gesù ha fatto nella sinagoga è stato un discorso molto profondo dell'amore di Dio e in modo particolare allora dicevo spegniamo i telefonini se lo perdiamo tempo questo discorso di oggi conclude tutto quello che stiamo meditando in queste ultime domeniche. Gesù a Cafarno si è definito il pane vivo disceso dal cielo. Quando Gesù ha fatto i miracoli, stiamo attenti a moltiplicare i pani, no? Tutti correndo da Gesù. Quando ha iniziato a fare un po' di discorsi più seri, più impegnativi dell'esistenza, abbiamo ascoltato, no? Molti che fecero, abbiamo ascoltato, se ne andarono. Vedete, anche oggi succede, nelle chiese, nella fede cristiana, finché le cose vanno come noi pensiamo, ci sono gli interessi, è bravo qualcuno, sopra la gente, è bravo questo, sicuro va. Ma se le cose non vanno come diciamo noi, non vuole nessuno. E tanta gente non va più. Con la scusa dicendo che i preti fanno perdere la fede, le suore, chi va a chiesa, no? Tutto si è fuggito. Avrete una sola, fratelli e sorelle. Essere cristiani è difficile. Ve lo dico io che sono un sacerdote. Specialmente oggi, in questo mondo in cui viviamo, scorrotto, un mondo di ipocrisia, di cattiveria, di falsità, come fai a manifestare l'amore di Dio? E allora cosa succede? Ognuno dice bene, non voglio seguire più Gesù basta. E allora non lo dice esplicitamente, però con i fatti non fa più quel cammino di fede. Queste cose sono successe anche a Gesù a Cafarno. Quando nella sinagoga Gesù disse, io ho fatto i miracoli, vi ho sfamato, no? La moltiplicazione dei pani, ho guarito i vostri ammalati, adesso voi dovete mettere in pratica i miei insegnamenti. Ah, le cose non andarono bene. Tutti, molti discepoli che lo seguivano, no? A quanto succede, no? In certe chiese, con certi sacerdoti, perciò non ci dobbiamo legare ai sacerdoti, noi ci dobbiamo legare a uno solo, sono insegnati. Gesù Cristo, il figlio di Dio. Un giorno lei ha fatto il buono, padre Giacomo, non facciamo altro. Perché come gli inutili del mondo, ci dobbiamo legare a Cristo. E allora al tempo di Gesù, molti seguono. Perché? Perché seguire Cristo inizia ad essere difficile. Perché Gesù parlava di croce, di sofferenza, di morte, dice, ma questo è pazzo. Noi vogliamo fare altre cose. E allora se ne andiamo. Perché Gesù cosa aveva detto?